Most of our power still comes from burning gas and coal. And the amount is going up, not down. If we do not cut carbon emissions by nearly 100%, the world will suffer serious damage. This is an even bigger problem than we thought. Allora, vedendo questo docufilm si capisce che abbiamo bisogno del nucleare e noi non lo abbiamo nel nostro paese. Mi spiega perché. È la ragione per cui ho realizzato questo docufilm. Ho impiegato 2 anni a metterlo insieme e, se devo dirlo nella maniera più semplice possibile, il riscaldamento globale si fa sempre più pesante e pericoloso, fa sempre più caldo, l'inquinamento da carbone e petrolio cresce in maniera esponenziale, lo vediamo con l'effetto serra. Solo per fare un esempio, l'estate in Italia è impossibile, l'ho verificato da me, e così in Francia e tutta Europa. Come regista ho voluto solo mettere su schermo quello che mi dice la scienza. È come nel libro A Bright Day, un giorno luminoso, che mi ha ispirato. Voglio che la gente sia ottimista, che malgrado tutto abbia speranza. The answer to solving climate change is very straightforward. What's the best solution in your mind? Largely nuclear. 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 And the fact is that nuclear energy throughout the world was working. La risposta è che l'energia nucleare potrebbe risolvere la questione in tutto il mondo, e in parte lo stava già facendo. Negli Stati Uniti già i presidenti Eisenhower e Kennedy se ne erano resi conto, il 20% dell'energia veniva dal nucleare, ma poi ci siamo fermati. We've been trained from the very beginning to fear nuclear power. The very thing that we fear is what may save us. What's scary is not the same as what's dangerous. Coal is dangerous. You know, more people die from coal in a couple of weeks than have ever died from nuclear, which is all from the one accident in Chernobyl. Eppure la gente rimane molto così, ancora, come dire, ha molta paura di questa cosa del nucleare. E è anche per questo che lei si è interessata a questo argomento. We can take radiation. We're accustomed to it. We live in a planet of radiation. Si temono le radiazioni, eppure il corpo umano le può sopportare, come per le radiazioni del sole. Il corpo ha la capacità di reagire, lo dimostra la reazione anche ad alcune cure mediche o anche l'esperienza di chi lavora in aereo. Si può reagire alle radiazioni, eppure il movimento antinucleare negli anni 70 ha operato in maniera fortissima. La gente ha iniziato a confondere energia nucleare con l'ambobba nucleare e non sono certo la stessa cosa. Insomma, è arrivato il momento di capire che l'energia nucleare può essere gestita, può essere controllata. Ha diretto tantissimi film, da Platoon, è nato il 4 luglio. Che cosa pensa lei dello scenario di guerra che stiamo vivendo sia in Ucraina ma anche in Israele? La guerra è da sempre una realtà, lo è dall'inizio del mondo, ma per come la vedo io la vera guerra è con la natura. È davvero importante per me, ho dei figli e chiunque abbia dei figli dovrebbe pensarla allo stesso modo, dovrebbe preoccuparsi del futuro. Io non ci sarò nel 2050, ma i miei figli sì. We need to move faster. We do this for our families, we do this for our kids and those generations. We've run out of time to be afraid.